Allora, Enrico, altro film della settimana, Rosso Istria, vale a dire. Vale a dire appunto, cambiamo completamente genere, il film racconta una pagina tragica della storia italiana che quasi mai arriva sullo schermo piccolo o grande che sia. Siamo negli anni in cui sta finendo la Seconda Guerra Mondiale, centinaia, migliaia di italiani sono costretti ad abbandonare delle città, appunto come Fiume, l'Istria e tutto il resto, e soprattutto c'è il dramma delle foibe. Il film ha dei valori visivi, secondo me, non indifferenti. Ha un curioso ritmo, però, almeno questo mi permetto di dire. Il film credo che duri 2 ore, più di 2 ore, ampiamente Insomma, le è più di due piaciuto? ore, moderatamente. Moderatamente è piaciuto a Giulia Bianconi. Giulia? Sì, abbastanza, un film crudo, diretto su una pagina di storia che appunto viene trattata meno al cinema, un dramma della memoria che secondo me vale la pena di vedere. Il cast di questo film. Vediamo, sentiamo. Io interpreto il sottufficiale del Regio Esercito Mario Bellini, figura realmente esistita, che è un po' il trade union tra il quartier generale e il mondo umano e familiare di Norma Cossetto, perché sono il cognato della protagonista. E, come dire, è testimone di questo battito incalzante, che c'è un ritmo molto incalzante nel film, e su quelli che sono i fatti che si vanno poi a sviluppare, quella famosa data del 6 settembre 1943. Io credevo che col tempo avrei dimenticato tutto. Invece quel che ho visto da bambina è cresciuto con me. Il professore dell'università mi ha aspettato altre volte, non posso mancare ancora! Norma Cossetto è una ragazza, come una ragazza di oggi, perché ha 23 anni, è piena di energie, un entusiasmo, una tesi da finire a Padova. Quindi, in un momento di guerra, in un momento di devastazione, di distruzione, di sofferenze, di dolore, è una ragazza che trasmette la gioia di vivere. Pensa al futuro, fino all'ultimo penserà al futuro. Sono solo degli esseri umani. Siamo tutti noi. Il mio ruolo in questa storia è il professor Ambrosin, che è l'intellettuale un po' della storia, dove tutti i giovani si rivolgevano a lui per avere consigli per come comportarsi in quel periodo. È un uomo di grande cultura, che ha sempre avuto un rapporto speciale con Norma Cossetto, la trattava come una figlia che lui non ha mai avuto. Questa è una vicenda incredibile che hanno cercato sempre di parlarne il meno possibile in Italia per anni e anni e anni. Sono molto felice di averli aiutati. Voglio notizie, informazioni. Chi sono dunque queste persone? Io penso che quando fai un film o quando fai un ruolo è sempre importante che fai dal cuore, cioè non c'entra cosa fai, è sempre devi essere onesto, fare con il cuore, con la passione e poi esce tutto naturale. Io servo Dio! Soltanto i tedeschi potranno aiutarci. Abbiamo raccolto più testimonianze perché c'è stata un'anteprima, sentiamo le testimonianze dopo l'anteprima. Ecco. Siamo stati sconfitti. I titini stanno risalendo l'Istria. Presto avranno occupato la maggior parte delle città dei paesi. Film molto bello, toccante, che racconta una storia nascosta che finalmente viene a galla. Mi ha emozionato molto. Speriamo che il film venga visto dalla maggior parte delle persone. Commovente e anche, sì, istruttivo. È importantissimo che si parli di questa parte di storia dimenticata e lo si è fatto anche con un film fatto bene, ben lavorato, emozionante, toccante, molto toccante. Beh, è un film fortissimo, credo, che fa giustizia a una parte della nostra storia dimenticata. Un pugno nello stomaco, molto forte, però bello. Molto tosto, d'altronde com'è quello che è realmente successo. Un ringraziamento al regista, all'autore, a tutti quelli che hanno partecipato a creare questo film. Chi sono dunque queste persone? Fascisti? Comunisti? No, sono solo delle povere vittime. Fatto benissimo ed è una storia d'Italia che andava raccontata, devo dire, ho apprezzato molto tutto, in particolare questa regia straordinaria. Penso che sia molto importante andare al cinema e vedere un qualcosa del genere, un qualcosa che racconta la storia italiana. Mi ha segnato questa storia. Credo che possa essere anche per i ragazzi, per gli studenti, ma nelle sale anche, un momento importante di conoscenza. Il cinema in questo caso è cultura, è storia, è sapere.
Film fatto molto bene, grande qualità, un'atmosfera cupa ma ovviamente doverosa. E gli attori molto bravi e non solamente quelli noti. Bisogna essere un po' preparati a vedere certe immagini così dure che io personalmente un bambino non le consegnerei, però effettivamente questo è quello che è successo. Penso che sia opportuno, sia benemerito che il cinema dopo tanti anni finalmente si occupi di questa immane tragedia che ha riguardato centinaia di migliaia di italiani che sono stati costretti ad andare via dalla loro casa, dalla loro terra, cioè. Sono degli esseri umani. Massimo Bertarelli da Milano, Valerio Caparà da Napoli, Antonella Gaeta da Bari. Massimo. Bah, sì, comunque è un po' troppo sbrodolato, dura 2 ore e 35, veramente troppo. Una agghiacciante mancanza di consecuzione, non vorrei che faccia. Allora, Antonella Gaeta, Bari. Allora, narrativamente è un film che accumula molto filoni di storie, personaggi, che cambia continuamente il punto di vista, perché naturalmente ci stacca spesso dall'empatia. Certamente illumina una zona d'ombra che è quella dello stato disastroso in cui il fascismo lascia l'Italia nel 1943, fino alle estreme conseguenze che il film racconta bene. Valerio Caprara, Napoli. Tutti questi distinguo l'abbiamo fatto per centinaia di film sui crimini del nazifascismo, qui un film convenzionale, non straordinario, ma diventa invece straordinario, eccezionale, perché rievoca un episodio di cui bisogna dire a chiare lettere di cosa si tratta. È la ragazza istriana massacrata, violentata, uccisa dai partigiani comunisti di Tito, appoggiati dai loro colleghi italiani, nostrani. Quindi è una pagina, i signori presidi che sono così solleciti per i film, diciamo così, di storia e di nobile ricostruzione, si diano da fare anche per questo film, per favore. Altre testimonianze uscita sala romana questa volta, non anteprima, ecco. Siamo stati sconfitti. I titini stanno risalendo l'Istria. Presto avranno occupato la maggior parte delle città dei paesi. Il film è molto bello, è fatto bene. Devo dire che insomma, veramente fatto molto bene. Un ottimo film, finalmente che si affronta un argomento del genere. Io penso solamente che certe verità vanno viste. Credevo che col tempo avrei dimenticato tutto. Invece quel che ho visto da bambina è cresciuto con me. A noi è piaciuto molto, però molto duro, perché dipinge una realtà davvero difficile, davvero gravissima, infatti. Senza parole, signori, io sono figlia di esuli. Non ci sono parole. Chi sono dunque queste persone? Fascisti? Comunisti? No, sono solo delle povere vittime. E chiudiamo il cerchio con quello che ha da dire il regista proprio di questo film, Red Land, Rosso Istria, Massimiliano Ernando Bruno. Massimiliano. Sì, in realtà si è detto che... Lei ha sentito tutte le analisi? Sì, ho sentito. In realtà non è sbagliato dire che la storia di una ragazza istriana, in questo caso Norma Cossetto, che è stata arrestata, interrogata, violentata e uccisa nelle foibe dai partigiani titini. In realtà Norma è un esempio, è come Anna Frank per l'Olocausto. In realtà sono stati uccisi migliaia e migliaia di italiani nelle foibe, non è soltanto la storia di Norma Cossetto. Norma è un simbolo attraverso il quale io ho raccontato questa vicenda storica drammatica per troppo tempo dimenticata e mai raccontata al cinema. E mai raccontata al cinema. I film impegnati questa settimana sono molti. Rosso Istria sicuramente è un film da vedere, importante, perché è una storia di memoria che va ripresa. Io ho sempre dei dubbi su questi film di ricostruzione storica, perché tendono a essere unilaterali, sempre in questo caso anche giustamente dalla parte delle vittime, ma qualche volta bisognerebbe forse anche spiegare anche al grande pubblico le motivazioni che hanno portato a questa tragedia, perché i titini, i jugoslavi hanno trattato così gli italiani, i dalmati, i giuliani, quali sono i motivi? Va bene mettersi sempre dal punto di vista delle vittime, è un esercizio di memoria necessario, ma bisogna capire per fare giustizia anche cos'è accaduto dall'altra parte. Forse anche gli italiani hanno compiuto degli atti prima dell'8 settembre
del 43 che hanno forse motivato una reazione così violenta. Ecco, tra gli altri film, professor Gazzano segnala quali? In particolare In guerra, che mi piacerebbe vedere. Altri film per quanto riguarda l'offerta, professor Liotta? Altri film sicuramente Rosso Istria, ma per una ragione molto semplice, perché io credo molto nella figura dello spettatore militante. Ci sono certi film che non si possono mancare, indipendentemente dal fatto di come sono scritti, di come sono venuti fuori. Ecco, io credo che questo film, che mi ha portato alla memoria un altro film che non riguarda come tema ovviamente l'Istria, ma L'Agnese va a morire. Ecco, io ho ancora un ricordo bellissimo dell'Agnese va a morire, che andai a vedere, anche se poi non era un grandissimo film, però era un film importante che tutti dovrebbero vedere. E quindi lo consiglio e correrò a vederlo, oltre appunto per l'interprete, qua vedo una Geraldine Chaplin invecchiata, ma sempre straordinaria, immagino. Avete sentito queste analisi? Voi andate al cinema, Margherita, sì. Alessia, dei film dei quali abbiamo parlato, che abbiamo presentato, quale film ha affascinato di più la vostra attenzione? Insomma, quale andrete a vedere come primo film, Margherita? Ma mi interessa molto il film storico, perché in effetti non, insomma, sulla vicenda istriana, giusto? Sì. Perché non ce ne sono molti, e invece quando uno va al cinema esce, diciamo, arricchito non solo da una storia d'amore, ma insomma anche da una vicenda storica, per me è interessante. No, devo dire, per non rubare, però sì, insomma, di quelli di cui abbiamo parlato mi intriga molto questo film, sicuramente andrò a vederlo. Hanno scelto il film del regista, contento, no? Contentissimo. Allora, invece, senti. Allora, i miei film del cuore di questa settimana sono due, ma prima di parlare di quei due spenderei anche una parola per Rosso Istria, che ha una bellissima fotografia, forse un po' troppo pulita e dunque un po' troppo finta, no? Però è un film importante che ha fra l'altro una grande interpretazione, una grande presenza di Geraldine Chaplin,